Ciao a tutti, ben ritornati in compagnia di Titi Lili. Prima cosa non date confidenza a miei figli, si strilla più che miei figli, è là che si strilla tantissimo, non le dare confidenza. Comunque, oggi abbiamo deciso di fare una ricettina che di solito si mangia tantissimo d'inverno, però prima di sapere di che cosa si tratta, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, condividete, lasciate tanto mi piace. E andiamo a vedere che cosa facciamo oggi. Allora, oggi abbiamo deciso di fare le crostatine e salsiccia con la verza. Gli ingredienti per questa ricetta, come già ho detto, le crostatine, salsiccia, io sto usando comino, poi abbiamo pepe e aglio, poi pepe da solo, cipolla, verza, un spicchio d'aglio, una fogliolina di alloro, un po' di pomodorino. Non li vogliamo rosso, però non li vogliamo manco anemico. L'olio non c'è perché userò un po' di pancetta fresca nel posto dell'olio. E andiamo alla preparazione. Ok, allora con la nostra pentola già nel fuoco, io ho deciso fare nella pentola di pressione. Come avete visto, non userò l'olio perché userò questa pancettina fresca. Praticamente adesso vi faccio un leggero soffrittino, appena è sporca la pentola metteremo la cipolla un attimino, un paio di minuti li lascio qua e dopo mettiamo insieme la cipolla. Ok, dopo un paio di minuti mettiamo la cipolla, così inizia a diventare morettina la cipolla con l'olio della pancetta e dopo continuiamo mettendo gli altri ingredienti. Ok, dopo un paio di minuti che stiamo soffriggendo la pancetta con la cipolla, che diventa più o meno così, non è bruciato, sono solo dorata, adesso aggiungiamo l'aglio. Lasciamo un altro paio di minuti, così anche l'aglio diventa abbruscolidino. Adesso alziamo il fuoco e mettiamo la crostatina insieme alla salsiccia. Io faccio così perché mi piace la cosa molto saporita, ma di sale, di sapore, e preferisco fare così a rosto, vi faccio a rosto, buonanotte, l'arrostisco bene bene, oddio non si dice arrostisco, li bracio, questi sono le metodi, braciadura, come si dice. Allora, sempre con il fuoco così alto, perché sennò inizia a uscire i succhi della carne, lasciamo così in 4-5 minuti, solo dopo aggiungiamo gli altri ingredienti, lasciamoli lì tranquillo. Adesso che la nostra carne è più che abbrasata, non so se riuscite a vedere, è bella abbrasadina, adesso noi metteremo gli ingredienti secchi. Qua ho messo il comino, il pepe, adesso mettiamo anche un po' di peperoncino, non esagerati, perché il pepe c'è il piccantino di suo, dipende quanto piccante volete, la nostra foglina di alloro, e nella descrizione mi sono dimenticata, però va anche un po' di sale, se no come facciamo a mangiare senza sale? Mettiamo più o meno un cucchiaino bello pieno.
comunque ci sono fare più cosa. Adesso un'altra bella girata. Adesso mettiamo i pomodorini. Io sto mettendo i pomodorini, voi mettete quello che avete, quello che più vi piace. Guardatelo, che spettacolo. Adesso noi mettiamo un bicchiere di acqua. Io sto mettendo l'acqua fredda, fa niente. E adesso metteremo il coperchio e abbasseremo il fuoco totalmente appena la pentola va in pressione e lasceremo cuocere per 20 minuti. Dopo 20 minuti aggiungiamo un altro bicchiere d'acqua e già metteremo le versa. Praticamente la versa ci vuole un po' di tempo per cuocere. Così in quel momento metteremo un altro bicchiere d'acqua e ci vediamo fra un po'. Ok, adesso dopo 20 minuti. Noi adesso stacchiamo e chiudiamo il fuoco, togliamo la pressione e poi controlliamo adesso se è il momento di mettere la verza. Ok, è uscita la pressione. Adesso noi, mamma mia santissima, che profumo meraviglioso. Controlliamo, non è ancora pronta, però è già in un buon punto. Come potete vedere, adesso riaccendiamo il fuoco e qua ho già preparato la nostra verza. Ho tolto la parte di mezzo, vedete? Però io non la butto, io la metto da parte, così quando faccio i menestroni la metto lì. Adesso li metteremo la verza così come vi pare e gli diamo una mescolata, così parte della verza va sotto la carne, è ovvio la carne viene su. Ok, adesso aggiungiamo l'altro bicchiere d'acqua come vi ho detto prima. Sempre con il fuoco alto, li mettiamo un'altra volta in pressione e li lasceremo un altro 20 minuti. Adesso che inizia a uscire l'aria della pressione, ribassate un'altra volta il fuoco e ci vediamo fra 20 minuti. Ok, adesso spegniamo il fuoco e vediamo come sta. Facciamo uscire bene bene la pressione, così non c'è rischio di scoppiare. Per favore, fate sempre uscire bene bene. Qua da parte avevo un po' di resino bianco che ho messo da scaldare e sicuramente farò da accompagnamento. Ok, adesso apriamo e vediamo il nostro spettacolino come sta. Più che altro vediamo se è cotto. È mera. Io vengo, vi porto insieme a me perché guardate, non c'è trucco, non c'è inganno, titi lì. Guardate che sughettino meraviglioso. Come vi ho detto, è quello che mi serve per mangiare insieme a questo riso fantastico. Andiamo a mangiare. Allora, insieme a voi, io oggi non impiatterò,
insieme a voi prendiamo, prepariamo il nostro piattino. Mentre io parlo, voi mi spiate, però se non lo fate come fate, ti tiri lì, non saprete che vuoi dire mangiare questa cosa meravigliosa che mangerò io oggi. Adesso mettiamo anche un po' di riso. Un po' mi fai favore perché sarà bollente. Sarà veramente strabollente, però per amore a voi, quante volte mi sono bruciata? Tanta, vero? Nessuno mi diceva niente. Dillili, mi dispiace che ti sei bruciato per amore a noi. Però non importa, io continuo a fare perché vi meritate. Oh, fuma. Fumo tanto. Io non ho manco assaggiato per vedere come se andava bene o meno di sale. Guardate, impiattare ormai credo che non servi, perché avete visto come ho fatto, abbiamo fatto insieme. Perché devo impiattare? Mica sono una chef. Sono chef di casa mia. Però adesso mangiare insieme, ragazzi. Ma c'è un profumo, ma un profumo. Ho una golina in bocca, guardate. Aspetta, basta un pelo così. Oh, scotta tanto. C'è qualcuno lì che mi guarda e dice, ma vuoi finire subito questo video, sì o no? Mangiamo. È fantastico tesoro. Guardate la costatina. Aspetta, un giro così, se no non vedete bene. Ah, così. Oh, titilili, ti stai a perdere un bicchiere d'acqua? Ebbene sì. Però titilili, è riuscito a tagliare. Guardate. Oh, gnamme. Questo piatto sicuramente mia sorella, anche se lei mangia poca carne. Quello lo fa, questo lo farò perché è tanto tanto buono. Mi viene l'angolino negli occhi di tanta felicità. E che dire, mi auguro che vi piace, iscrivetevi al canale. Condividete, lasciate sempre un mi piace che ci aiuta veramente tanto, tanto, tanto. In breve avremo tanta, tanta, tanta novità in questo canale che scoppierete di gioia come già sto scoppiettando io prima di iniziare tante belle cose che arriverà verso la fine dell'anno, che ormai ci siamo arrivati. Che dire, grazie mille, grazie a tutti, alla prossima, super bacioni, bye bye.